In Italia il tasso di disoccupazione tra i giovani fino a 25 anni è schizzato a livelli senza precedenti. Nel sud l'aumento è stato drammatico. Il tasso di disoccupazione è salito nel 2013 a quota 45%. Oggi siamo nel 2015 e la situazione non sembra affatto migliorata. Alcuni sostengono sia la poca voglia dei giovani, altri che effettivamente non ci sono opportunità. Dove sta la ragione? Noi abbiamo voluto saperne di più e partiamo dall'inizio. Vieni! Grazie! Ognuno reagisce in maniera completamente differente. Chi, troppo scoraggiato, rimane a casa. Chi si dà da fare anche con lavori occasionali. Chi ormai ha quasi perso le speranze. C'è chi invece però ha pensato che forse era il caso di andare via. Fuori! Ma proprio fuori dall'Italia! In cerca di quel futuro che sembrano volerci togliere a tutti i costi. Come l'eclatante caso di Roberto, brillante ingegnere di Napoli, con un tirocinio insoddisfacente in Italia, oggi assunto dalla NASA. E lo sappiamo che non è un caso isolato. Giovani ma anche adulti, padri, mariti, uomini, donne che hanno per forza dovuto scegliere di andare via. Ciao ragazzi, qui siamo alla NASA, Ames, California, e purtroppo sono stato costretto ad andare via dall'Italia per ritrovarmi qui alla NASA. Vabbè, diciamo, non me la passo male, comunque è un bel posto dove si lavora dalla grande, ci sono un sacco di cose bellissime da fare, lavoro su progetti fantastici. E niente, vabbè, saluto On The Road e la Sicilia e a presto, in bocca al lupo a tutti, ciao. È mai possibile che nel 2015 vi possa essere un divario così forte tra coloro i quali hanno troppo e coloro i quali invece hanno troppo poco? Cosa si può fare per questi, ahimè, ormai famosi giovani disoccupati? Giovani relativamente, perché il tempo passa e non si rimane giovani per sempre. La nostra terra, ricca di splendidi mari, verdi colline, paesaggi invidiabili e grandi risorse, saranno abbastanza per far scegliere loro di rimanere qui? Per loro saranno abbastanza.